io ho ricordato ai sindaci che oltre la residenza in un domicilio individuato esiste una normativa che consente di iscrivere nel registro dei senza fissa dimora persone che non sono in grado di avere una dimora fisica, ma che effettivamente dimorano in un comune, perché poi non è un fatto fittizio, e che sono in grado di dimostrare tramite una documentazione che è indicata dalla legge, che può essere per esempio l'assistenza da parte di un'associazione, il frequentare la scuola, il lavoro. Ci sono tante persone che non per necessità ma per una scelta di vita non hanno una fissa dimora, e che quindi per chi chiede l'iscrizione nel registro, poi il comune può intitolare un'area di circolazione fittizia, si chiama, dove andare a iscrivere queste persone, che sarà via del municipio, via di che. E ho ricordato, siccome la Caritas mi poneva questo problema, ho ricordato dettagliatamente ai sindaci qual è la normativa prevista. Ma istituito il registro, ovviamente. Il registro, tutti i sindaci avrebbero già dovuto istituirlo. Io poi, quando mi segnalano situazioni singole, l'ho fatto a Crotone, l'ho fatto a Foggia, mando l'ispezione anagrafica se qualcosa non funziona, che la legge si applica. E io ricordo, non ho fatto un'ispezione perché non ho avuto situazioni precise di problematiche. Ho anche ricordato però a tutti i sindaci e gestori che per esempio non può essere fatto l'allacciamento alle utenze data la residenza che occupa abusivamente degli immobili, perché si sottrae. Ecco, in una riunione con la Caritas e il Comune di Avellino abbiamo messo a punto questo, ho chiesto di mettere in sicurezza il mercatone finché il Comune non porterà avanti le sue determinazioni circa le finalità da dare a questo immobile. Con il sindaco ci siamo sentiti sabato, col questore, c'è stato un contatto continuo perché venisse messa in sicurezza quella struttura, quella casetta. Il sindaco infatti lunedì ieri ha messo in sicurezza la struttura.